stiamo pulendo questa stanza per mettere il laminato come abbiamo fatto in quella stanza. Pronto. Ha detto shiny, è vecchissimo, riprova, ti dice. È troppo bello, effettivamente. Perché sono belli? Esatto. È troppo. O se no, scarichi Annabelle. Poi c'è questo, Ad. Lo stacchiamo e mettiamo questo qua. Ci pensi, tipo, era lo stesso preciso identico, però di questo colore l'hanno portato ora. È tipo costa uguale. E uno non gli dovrebbe mascariare. Il 22 ottobre, che cazzo dici? Noi l'abbiamo preso a novembre. È che sei ubriaco. Scusa, il 7 ottobre, no? Vabbè, non l'abbiamo visto, quindi se lo vediamo lo prendiamo. No, non c'è. Ma può essere quello che costa di più? No, volevo capire se era lo stesso tipo. Perché ha C3? Secondo me è identico, infatti è identico. Non mi pare che questi sono. Profilo soglia. Soglia della porta, penso sì. Cazzo, poi le immagini gigate, come cazzo le piegate? E vedi? Un attimo di sotto e un attimo di sopra che si aggancia. Ah, un metro serio, ce lo compriamo 3 euro. 3 euro costa. Quanto si usi proprio? Super bella bellezza. È un euro al metro. Sono 3 metri. Capito? Da uomo. No, che dobbiamo impazzire. C'è il sacchetto per... Ah, ma c'è pure questo che è più bello. È tipo X. Questo tipo a X. Che vuol dire? È più bello. Abbiamo scartavetrato a mano una vita. Guarda che bello, fatto apposta. Proprio con le mani. Abbiamo scartavetrato non con la carta vetrata nelle mani, con le mani. Con i papastrelli. Comunque quella cosa là dei muri in legno mi fa sballare, no? Però le mani Micchia. L'ho vista pure a Coso. A Catania. Ce l'avevo vista prima a Catania, poi l'ho vista da loro. La dobbiamo fare. La cosa bella è. Arriva la macchina. La cosa bella è che ci compriamo gli attrezzi per lavorare quando abbiamo finito di lavorare. Tipo serenissimi, tipo tutti contenti, tipo che bello! Oggi è il secondo giorno, mettiamo le travi. Quindi tipo ora siamo stanchi. Però sono le 9.42, continuiamo con il nostro laminato. Ti pare che il caffè ha fatto effetto qua? Beh, si vede che abbiamo sbagliato come pazzi prima a parlare. Non siamo resi conto che tipo. A casa tua ci eravamo alzati pure in piedi, eravamo tipo a 3.000. Per i nostri standard. Non capito. Dico, l'abbiamo smarinato il caffè, va prima. Comunque siamo, però, allora, siamo partiti che eravamo un po' di più, adesso siamo in 2. Però. La cosa che mi ha sbarruato a me quest'estate tantissimo, ha sbarruato, vabbè, io parlo tipo siciliano, non capisco cosa. Che ci ha turbato. Che ci ha turbato a noi quest'estate. Perché pensavamo che eravamo gli unici nel mondo a fare queste cose. Invece vabbè, non siamo gli unici, non abbiamo inventato niente. Però abbiamo visto che anche gli Slim Dog, anzi gli Slim Dogs, hanno avuto la nostra stessa esperienza, quindi siamo contenti perché ci sentiamo meno soli e capiti. E capiti è comunque bello perché tipo ieri ho visto il loro inizio e mi ha dato un sacco di... Mi ha riempito il cuore di belle cose perché sono dei bravi ragazzi e quindi sono impegnati e hanno fatto, stanno facendo tuttora. E niente, ci ispirano. Capisco quando parli così. Perché non smettiamo e le finiamo queste cose così difficili? Non è vero, è facilissimo, c'è sempre da impegnarsi e andare avanti. C'eravamo tipo noi tutti i problemi che ci siamo fatti in quest'anno, perché noi non l'avevamo visto ancora il loro video. Tipo che noi che facciamo questo mestiere ci dobbiamo mettere a fare... a spaccarci il culo perché non lo sappiamo fare. Tipo, parliamo di muratori. Non sappiamo tipo ristrutturare le case. Quindi a metterci a ristrutturare le case. Come vedrete nei vecchi piani di bordo, la casa era proprio distrutta, era un macello e non abbiamo assoluto. E poi non abbiamo Merone. E quindi è Merone. Ah no, ma noi abbiamo il nostro Merone. Che è Nino. Minchia, vero? Non abbiamo fatto i video con lui. Noi abbiamo Nino. Che vedrete che è un grande, cioè è un ninja siciliano. Già l'hanno visto, per questo sarà dopo.
Ah, già l'avete visto. Questo, è quello. Siamo nel futuro. È quello macione scuro e potente. Sì, perché comunque secondo me se parliamo e spieghiamo certe cose è bello, va. Sì, la gente si fa. Si fa. La gente si fa, la gente è re. E comunque anche il nostro soldo. Per noi tipo parlare ci fa stare meglio, perché almeno ci sfoghiamo, perché siamo di lui sempre, quindi posso parlare, tipo noi posso dire: Federico, sai, ieri ero là allo studio, che stanchezza a smontare cose, e lui mi direbbe: c'ero anch'io. E poi anche una storia di cultura, perché magari là, non so, poi non spariamo minchiate, perché non è che sappiamo effettivamente com'è la cosa, però vabbè, ci magari piace fantasticare. Ma siccome là c'è la cultura tipo del videomaker, anche tipo lo è considerato come un lavoro, no? Anche in generale, quindi magari c'è più gente che vuole farlo, anche tipo aiutare, no? Anche quello che dice, che so, ragazzi, vengo, vi monto le luci. Cioè qua non esiste assolutamente una cosa del genere. Il nostro panorama. La nostra Tour Eiffel. Esattamente. La nostra New York. E niente, adesso andiamo allo studio e ci vediamo dopo. Sono un cane, temo i uomini. Questo è non avere il seghetto alternativo, perché ancora non abbiamo la corrente. Pam, 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 pam. E il nostro vicino non ce la presta. Bisogna vedere se è giusto, perché se poi è sbagliato ne devi fare un'altra nuova. Quindi prega il divino che c'è in ognuno di noi e che permea tutto l'universo che sia giusto. A parte che davanti non c'è, cioè, finito proprio di lavorare. Io nel frattempo vi faccio una domanda: volete fare un giro turistico della località, diciamo, della località in riva al fiume che è attorno al nostro studio? Siccome non potete rispondere sì, questo è il fiume, ci prendiamo l'acqua tipo nei secchi. Spettacolo questo in diretta, le colombe. Però per dire l'acqua che scorre, noi la prendiamo. Se ci serve tipo riempire i secchi per i lavori. Cosa? Bene, bello. Figurati, cazzo non ne frega. A me mi interessa il centro, non i lati. Io nel centro cammino. Non cammino così, guarda. Allora, dire. Ma che fa questa cosa? Ma che significa? Che? Cosa che dici? È la canzone nuova di, che cazzo ne so, di Pitbull, di, non lo so dire. Di Pitbull? Oh, c'è un cantante che fa così. Bello farò. Sembra la voce di Pitbull. E taxi. E taxi. Siccome questi pezzi di merda fanno le canzoni in modo di interessare in testa. Pure se fa schifo che non ascolti questo genere, come quella merda di ho senza sapere quando è andato senza il ritorno. Quella il mondo, vai Milan, dove finisti da e vuoi andare e siamo arrivati per quasi andare cercando te. Ok, bastardo, la regola. Che dici? Tutto. Vediamo chi è sul periscopo. Io sono il Pepe. Ciao, Giuseppe Guiduccio. Nostro amico, ciao. Che facciamo? Continuiamo o ce ne andiamo a casa? Queste sono le travi. Ce ne andiamo a casa a mangiare la pasta e fagioli. Le travi. Ce ne andiamo a casa a mangiare la pasta e fagioli? Ok. Ciao, fai saluto. Ma che è la merda, compare? Ma chi ha pestato la merda? Saranno 700 giorni che Monti aveva laminato, io ormai ho perso il conto. Il vicino di casa ci aveva promesso di prestarci la corrente oggi, di farci trovare la prolunga fuori dal balcone, e invece niente. Che vuoi fare? Mi vuoi picchiare? Molto, ma vale, ti vuoi fischiare? Chi ha fischiato? Ho sentito un fischio. Minchia, noi ci pensiamo sempre alla fine alle cose. Ma non so come si chiama, cioè io non ne ho idea proprio totale. Ma io ci ho pensato già, non so cos'è.
Ma se tu me lo dici, io traduco il tuo farfugliamento in parola. Vado da chi è di dovere. Tu dici quelle cose che si chiamano mani restringenti a vite per tenere ferme le cose, queste cose, così si chiamano. Sta fisso. Hai ragione, ma tu queste cose, vedi qua perché... Dille subito. No, alla fine, io non ci avevo pensato, proprio per me non esistevano queste cose. Bello quartiere, tranquillo, pulito. Allora, là in fondo al fiume ci sono tutte le campagne delle persone e non ci arrivano i pomodori. Aspetta, quello forse è un forse è un cago quello. Che ce l'ho per pranzo? Cago? È un cago veramente, me lo mangio. È lattuga forse, cicoria, cipolla, boh. Un pomodoro. Un po'. Se n'è andato. Addio, pomodoro. Addio. Mi mancherai. No. No. Se premo lo suono il rec. Testo di sopra. Io sì. Se premo lo suono il rec. Sì. Un clic. Grattugia, grattugia. Ormai è finito.